A partire dal 794, Kyoto è stata la capitale del Giappone per più di 1000 anni. Benedetta con la bellezza naturale delle quattro stagioni, Kyoto è anche il luogo dove ricche arti e cultura, basate sulla cultura della corte imperiale, sono fiorite e prosperano ancora oggi. Non si esagera nel dire che questa cultura raffinata che si è sviluppata qui ha modellato il senso della bellezza dei giapponesi. Tuttavia, Kyoto non è semplicemente una città che ha ereditato dei beni di patrimonio culturale. Con una popolazione di 1.470.000 abitanti, è una delle più grandi città del paese e anche la principale meta turistica. Al tempo stesso, è la dimora dell'istruzione superiore, degli istituti di ricerca e delle università di classe mondiale. Kyoto è anche una città di produzione che ha creato società di ultima generazione basate su competenze di lunga data. Inoltre, è una città avanzata dal punto di vista ambientale e orgogliosa di essere il luogo di nascita del protocollo di Kyoto. Permettetemi di presentare vari aspetti di Kyoto, una città con 1200 anni di storia che si sta muovendo verso il futuro. Kyoto si trova nell'area del Kansai, nel Giappone occidentale, un paese situato nell'Asia orientale. Il bacino di Kyoto è circondato da montagne su tre lati ed è benedetto da abbondante natura. La natura di Kyoto, che è stata amata dai nobili della corte imperiale 1200 anni fa, rimane ancora quasi intatta, mostrando varie espressioni con il cambiare delle stagioni. Questa bellezza stagionale è ancora cara ai cittadini. La città di Kyoto è stata il principale centro religioso fin dai tempi antichi. Qui si trova una ricca architettura storica che è considerata bene culturale prezioso per l'umanità. Anche molte arti e statue buddiste sono state create a Kyoto. Inoltre, molti giardini stile Zen e altre culture uniche nel loro genere sono fiorite qui. Il Festival di Aoi ci ricorda i tempi in cui la splendida cultura della corte imperiale erano all'apice del fulgore. Il Festival di Gion è stato designato come patrimonio immateriale culturale mondiale dall'UNESCO. Il Festival Jidai è un'enorme sfilata che esibisce le varie ere con i loro importanti personaggi attraverso tutta la storia di Kyoto. Il Festival del Fuoco Ikurama è una spettacolare parata infuocata. Non è un'esagerazione dire che a Kyoto non vi è un giorno senza festival. La cultura che è cresciuta insieme alla città durante i diversi secoli che Kyoto era la capitale imperiale, qui si può trovare in ogni tipo di arte. Il disegno sul dipinto scroll di 1000 anni fa è ripreso nella cultura trendy dei manga. La cultura del cibo di Kyoto è veramente una forma d'arte. I gusti delicati degli ingredienti locali, come anche le varietà stagionali, fanno invidia ai bungustai di tutto il mondo. I dolci tradizionali giapponesi dimostrano spiritualità. Gustate questo mondo esclusivo di dolci. Milioni di persone da tutto il Giappone visitano Kyoto ogni anno e la città ospita anche 1 milione di visitatori stranieri ogni anno. Con i tradizionali templi e santuari ci sono anche parchi di divertimento a tema e mercati locali interessanti che attraggono visitatori.
Al fine di godere della singolare cultura ospitale di Kyoto, un'ampia scelta di alloggi, quali i tradizionali inns alla giapponese, hotel di lusso, località termali e case alloggio per backpackers sono pronte ad accogliere gli ospiti. Lo shopping è un'altra grande attrazione di Kyoto. Per decenni, le lacche giapponesi, la cui tecnica si è perfezionata nell'arco dei suoi 1200 anni di storia, e altri prodotti artigianali tradizionali con design semplice ma moderno, incantano i visitatori di Kyoto. La città di Kyoto è sede di circa 40 università e istituti di specializzazione. Il 10% della popolazione è costituito da studenti universitari. Parecchi laureati Nobel sono di Kyoto. Strutture di ricerca accademica di fama mondiale come il Centro per IPS Cell Ricerche e Applicazioni, CIRA, si trovano a Kyoto. E studenti e ricercatori di prim'ordine da tutto il mondo si riuniscono a Kyoto. Inoltre, iniziative imprenditoriali, capitalizzando sulla cooperazione tra governo, industria e accademia, sono molto attive in città. Entrambe industrie tradizionali e di ultima generazione coesistono a Kyoto. E per certo è una città di produzione. Altri punti di Kyoto degni di nota sono le ceramiche, tipo le ceramiche Kyoyaki e Kyomizuyaki. Con le industrie tessili quali le tinture di Kyoyuzen e i ricami di Nishijin. Così come la tecnologia per produrre il sake giapponese. È lo spirito di devozione di questi artigiani specializzati che sostiene queste industrie tradizionali in vari settori. Le perfezionate specializzazioni di questi artigiani sono state tramandate per tante generazioni, fino all'età attuale di tecnologia avanzata. Il protocollo di Kyoto è stato adottato nel COP3 tenutosi al Centro Conferenze Internazionale di Kyoto nel 1997. La città di Kyoto sta cercando di assolvere la responsabilità di luogo di nascita del protocollo di Kyoto e sta lottando con le questioni ambientali in cooperazione con i cittadini e le imprese di Kyoto. Essendo un bacino, la città di Kyoto ha un clima caldo umido. La gente ha vissuto in simbiosi per secoli con le vicissitudini della natura. Le case tradizionali di Kyoto sono costruite in modo da assicurare il fresco durante il caldo soffocante dell'estate. Spruzzare le strade con acqua è un altro modo usato dalle persone di Kyoto per rinfrescare il posto dove vivono. Queste idee sono utilizzate ancora oggi. Basate su questa storia, Kyoto ha molte aziende che sono all'avanguardia a livello mondiale per la tecnologia ambientale. La città di Kyoto ha rivelato la dichiarazione della valutazione geoambientale di Kyoto contemporaneamente con il protocollo di Kyoto. Lo spirito di Kyoto, come una città ambientalmente avanzata, è la filosofia che sta dietro allo slogan della città. Do you Kyoto? I gloriosi 1200 anni di storia di Kyoto sono solo l'inizio di un viaggio verso un futuro più splendente. Kyoto è una città che è affascinante quanto interessante. Kyoto offrirà tutto quel che può a tutti quelli che verranno qui per lavoro, per ricerca, per turismo e per godere la bellezza della città.